benvenuti a J News Piceno. Apriamo con la cronaca. Un uomo si è impiccato questa notte ad una delle altalenne per bambini che si trovano sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Si tratterebbe di un marittimo di 57 anni di Porto d'Ascoli. A vedere il corpo dalla strada un automobilista che poco dopo le 6:30 di questa mattina ha chiamato i carabinieri che sono giunti sul posto, hanno coperto il cadavere e hanno transennato l'area. Ignoti al momento i motivi di questo gesto, infatti l'uomo non avrebbe lasciato alcun messaggio. Un gravissimo lutto ha colpito la famiglia dell'emittente radiofonica Latte e Miele con la morte quasi in contemporanea dei fratelli Gaspari, Filippo e Giulio, rispettivamente zio e padre del radiocronista Eugenio. I fratelli Gaspari sono stati per lunghi anni titolari dell'omonima ditta edile che ha realizzato nella nostra provincia numerose opere. Filippo Gaspari, che avrebbe compiuto 81 anni nel prossimo mese, soffriva di una grave malattia. Nel pomeriggio di sabato scorso ha cessato di vivere. Il dramma, appunto, si è aggiunto un altro dramma. Anche Giulio, il fratello, se n'è andato ed è deceduto la notte successiva. Situazione critica della viabilità picena. Continuano i lavori sulla frana che insiste sulla Salaria inferiore in località Brecciarolo, riaperta momentaneamente al traffico a senso unico alternato. Abbiamo ascoltato il presidente della provincia di Ascoli Piceno, Paolo D'Erasmo, che ci ha fatto il punto della situazione. Presidente, com'è la situazione della viabilità in provincia di Ascoli Piceno? La mezzina Doffile è stata riaperta, a Brecciarolo la strada anche è stata riaperta a senso unico, i lavori stanno continuando. Sì, in economia stiamo riaprendo alcune strade, ma la situazione è ancora molto critica. E abbiamo diversi dissesti presenti su tutta la rete viaria a livello provinciale. Il 5 e il 6 di maggio la Protezione Civile Nazionale fa i sopralluoghi rispetto alla richiesta di calamità che noi abbiamo avanzato come provincia di Ascoli, ma insieme alle altre province marchigiane. Speriamo in un riconoscimento dello stato di emergenza e che possano arrivare dei fondi, perché da soli sicuramente non ce la possiamo fare. Nel frattempo stiamo sollecitando con forza la Regione Marche, perché nell'ultima variazione di bilancio sono stati individuati 2 milioni e 9 per le province, ma ancora non è arrivata la comunicazione ufficiale, quindi non possiamo utilizzare quelle risorse individuate nel bilancio regionale. Quindi ci auguriamo, ecco, di poter ottenere le risorse sul piano nazionale, perché abbiamo bisogno di diversi milioni di euro, e anche subito nell'immediato da parte della Regione Marche dei soldi stanziati nel bilancio regionale, però ancora non ne abbiamo disponibilità. La Salaria in località Brecciarolo presumibilmente quando riaprirà completamente al traffico? Ma diciamo, la riapertura adesso stanno terminando gli ultimi lavori, però dobbiamo fare altri interventi lì, quindi abbiamo dei dissesti idrogeologici, e quindi per arrivare alla messa a norma definitiva abbiamo bisogno di risorse ingenti. Ancora viabilità, ma come si fa a chiudere un'importante strada comunale come la Fontane San Pietro di Massignano solo per qualche buca? A chiederselo è la delegazione provinciale di Ascoli Piceno dell'associazione Voi con Noi, Civicamente Marche, che risalta anche la singolarità dell'ordinanza sindacale che ha disposto l'interruzione. La Fontane San Pietro, si tratta di una bretella particolarmente importante che collega la provinciale 91 con la 58, di fatto risultando una delle principali vie d'accesso. La nostra speranza è che il sindaco, l'ingegner Massimo Romani, possa rivedere quanto. Campagna elettorale già lanciata nelle Marche e nel Piceno per le prossime elezioni regionali. Valerio Lucciarini, che è il sindaco di Offida, lancia però qualche stoccatina all'ennesima al governatore uscente Gianmario Spacca, rilancia la candidatura di Luca Ceriscioli. Con lui il Piceno avrà pari dignità con altri territori. Servizio. La campagna elettorale di Ceriscioli è una campagna elettorale che vuole assolutamente mettere al centro i territori e chi quei territori li rappresenta, quindi le istituzioni comunali in primis, ma tutti i protagonisti della pianificazione amministrativa sul territorio. Lo sta facendo con molta convinzione, lo sta facendo veramente calpestando tutti i suoli i pavimenti delle nostre città, lo sta facendo da chi in una posizione di marginalità,
come quella pesarese, guarda con più attenzione alle altre posizioni di marginalità territoriale, geografiche, se vogliamo anche geopolitiche, come quella del Piceno. Quindi Luca Ceriscioli è una garanzia non solo per la regione Marche, ma per tutti i territori di prossimità. Il Piceno vorrebbe avere maggiore attenzione da parte di una giunta Ceriscioli? Credo di sì, perché è facile avere maggiore attenzione dopo l'ultimo mandato della giunta Spacca, dove il Piceno è stato relegato come fanalino di coda di tutte le politiche, dove si è utilizzato uno specchietto per le allodole, che è quella delega del Piceno vuota, senza finanziamenti, senza risorse, senza struttura. Non vogliamo più, diciamo, sentir parlare di delega al Piceno, vogliamo essere con pari sovranità protagonisti di tutte le deleghe del governo regionale. Quando si parla di rinnovamento e cambiamento occorre metterlo in pratica con azioni solide e comportamenti che siano da esempio per tutti i cittadini, in modo tale da dare un duro colpo alla disaffezione verso la politica che negli ultimi anni ha allontanato molti cittadini. Queste le parole di Fabio Urbinati, candidato consigliere regionale del Partito Democratico, che nel giorno dell'inaugurazione della sua nuova sede elettorale in via Risorgimento 40 nel cuore di San Benedetto del Tronto. Durante l'incontro Urbinati ha elencato tutti i punti cardine del suo programma elettorale, iniziando da uno dei temi più spinosi, che è quello del lavoro e della questione morale. Ancora politica, il segretario nazionale Lorenzo Cesa benedice l'accordo tutto marchigiano tra UDC e il PD a sostegno di Luca Ceriscioli. Abbiamo ascoltato il consigliere dell'UDC Valeriano Camela, che smorza anche le critiche con Francesco Viscione. Vediamo. La posizione dell'UDC, la grande maggioranza della componente, diciamo, politica regionale dell'UDC, si è schierata fin da subito, parliamo di diversi mesi a questa parte, per continuare il rapporto di collaborazione che è in corso in questi 5 anni con il PD. C'era una corrente di pensiero interna, comunque minoritaria, che optava per sostenere Spacca, quindi Marche 2020, nella etichetta di area popolare, insieme al NCD di Alfano e Quagliariello. Quindi, diciamo, abbiamo avviato tutte le operazioni organizzative e elettorali per andare ognuno nella propria direzione. Sta di fatto che però proprio ieri, quindi questa domanda giunge puntuale, questa chiarificazione della posizione, che il segretario nazionale Cesa ha concesso il simbolo ufficiale dell'UDC a questa parte maggioritaria che aveva espresso questa posizione ufficialmente, ribadito nell'ultima direzione regionale del 30 marzo scorso, di continuare a stragrande maggioranza l'alleanza con il PD. Quindi ringraziamo per il rispetto dell'impegno che il segretario nazionale Cesa ha avuto nei nostri confronti, e quindi siamo ancora adesso un po' più liberi per portare avanti questa nostra azione concreta relativamente ai principi e ai valori che contraddistinguono la nostra forza politica. Spostiamoci a Grotta a Mare, scadenza importante a fine mese per il Consiglio Comunale di Grotta a Mare. Infatti entro il 30 aprile dovrà essere approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014. Per questo motivo l'Assise si riunirà alle 19 di giovedì prossimo. La gestione finanziaria del Comune si è chiusa con un avanzo di 3.232.767 euro, composto da fondi vincolati, fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale e dai derivanti da alienazione di beni, il cui non utilizzo dipende dalle regole del patto di stabilità. L'amministrazione comunale di Castel di Lama non concederà quest'anno un'area per la consueta festa del 1° maggio. Abbiamo ascoltato Vincenzo Camela della segreteria del Partito Democratico di Castel di Lama. Notizia recentissima, quest'anno l'amministrazione comunale non vi darà lo spazio per festeggiare il 1° maggio, evento che lei da sempre ha organizzato. Dal 2001, quando venne Rutelli a Castel di Lama, in tutti gli anni abbiamo mantenuto questa tradizione che o il partito, l'amministrazione, partito e amministrazione insieme, abbiamo sempre organizzato la festa che è la festa del lavoro per antonomasia, quindi da sempre, da quando si festeggia, diciamo, qui a Castel di Lama ma anche in altri posti,
c'è questa tradizione che il partito organizza questa festa del primo maggio, questa festa del lavoro che, anche se ultimamente sappiamo pure il lavoro che non c'è, festeggiamo, ma a volte si trovano anche in questi casi soluzioni. Di solito vengono sempre, diciamo, istituzioni, vengono sempre assessori regionali o provinciali che magari danno soluzione a quelle persone che in questo momento hanno questa difficoltà del lavoro che non c'è proprio. Beh, stiamo aspettando una risposta scritta, perché effettivamente per il momento abbiamo solo una risposta ufficiosa del dirigente che ci dice l'area non è a vostra disposizione, che poi l'avevamo chiesta in Via della Libertà. E quindi per il momento stiamo aspettando, che entro oggi dicono che ce la inviano, quindi, però ufficialmente, diciamo, non sappiamo il motivo per cui non ce la danno. Ma per quello che riguarda questa amministrazione non ha più la maggioranza, adesso hanno preso una stampella che è Ersilio Corradetti, che è un programma completamente diverso. Non so come faranno a andare avanti con due programmi che io ho chiamato una fusione a freddo, nel senso che non c'è compatibilità fra i due, e soprattutto mi sembra solo un metodo per tirare a campare e comunque per non andare a casa, perché di fatto la maggioranza elettorale che ha vinto le elezioni non c'è più. Alla vigilia della data simbolo del 25 aprile, festa della Liberazione, il presidente della provincia di Ascoli, Paolo D'Erasmo, ha firmato il decreto che conferisce a titolo gratuito l'incarico agli avvocati Lucio e Andrea Olivieri di rappresentare la provincia nel giudizio risarcitorio contro la Repubblica Federale della Germania volto al risarcimento dei danni morali per l'uccisione di cittadini nel territorio dell'ente in conseguenza dei crimini di guerra ad opera delle truppe tedesche durante il secondo conflitto mondiale. Il decreto, che non comporta degli oneri a carico del bilancio dell'ente, prende atto della giurisprudenza sia di merito che di legittimità che in casi simili ha sancito il diritto della provincia quale ente territoriale di essere risarcito del danno morale inteso come turbamento della collettività. È in corso in questi giorni in Dakar la missione che Piceno Promozione, azienda speciale della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, sta svolgendo in Senegal allo scopo di costruire occasioni di sviluppo per le aziende picene di molteplici settori, a partire da quello nautico. Il Senegal è un paese molto giovane con un'economia potenzialmente interessante. Il nostro obiettivo, sottolinea il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini, è quello di aprire entro 6 mesi una sede di rappresentanza in Senegal sul modello di quanto fatto in Tunisia. È stata presentata la 6ª edizione di Happy Family, la settimana della famiglia che quest'anno si svolgerà dal 16 al 24 maggio. Convegni, spettacoli e workshop coinvolgeranno l'intera comunità ascolana, in particolare in questo servizio. Al via l'edizione 2015 Happy Family, la settimana della famiglia giunta alla 6ª edizione e che si terrà ad Ascoli dal 16 al 24 maggio. Tanti gli eventi in programma dell'iniziativa organizzata dal Comune di Ascoli e dall'assessorato alle politiche sociali. Si andrà dalle rappresentazioni teatrali ad eventi festosi che caratterizzano i 7 giorni dedicati alla famiglia. Anche gli esercenti commerciali della città parteciperanno alle iniziative in cartellone. Sarà coinvolto anche il centro antidroga che spiegherà, soprattutto ai più giovani, i rischi delle sostanze stupefacenti. La Croce Rossa sarà coinvolta invece in merito alle tematiche delle emergenze pediatriche. Si parlerà anche di francescanesimo in occasione degli 800 anni del passaggio di San Francesco nel capoluogo piceno. Soddisfazione dell'assessore ai servizi sociali Donatella Ferretti, che sottolinea come il nome Happy Family rende un'idea di felicità e rende Ascoli la vera città della famiglia. Anche il sindaco Guido Castelli ricorda che per superare le difficoltà bisogna farsi bambini ed è la chiave di lettura per questa edizione. Ricordo anche che l'evento che aprirà la settimana della famiglia inizierà con l'unica guerra che accettiamo, quella dei cuscini. Tra gli eventi più interessanti previsti durante la settimana c'è sicuramente la cena multietnica, organizzata proprio in un momento di difficoltà nel dialogo interculturale.
Papi Gamp ha fatto tappa ieri domenica 26 aprile nel municipio di San Benedetto del Tronto. Si tratta di Antonio Borromeo, che è un papà separato da anni impegnato sul fronte della tutela dei diritti dei genitori separati, dopo le imprese che lo hanno portato a Strasburgo presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Questa volta, all'insegna dello slogan "Insieme si può", Papi Gamp è partito da Vasto e raggiungerà Bruxelles. Il materiale raccolto servirà a redigere una nuova proposta di legge che sarà sottoposta all'attenzione del Parlamento europeo. Evento speciale domani martedì 28 aprile al Cinecircolo Don Mauro nel Corso del Tempo a Monticelli. Alle ore 21 infatti sarà proiettato il film Il Sole dei Cattivi. L'ingresso alle proiezioni è riservato ai soci, ma è possibile associarsi all'inizio di ogni serata. E non hanno davvero deluso le aspettative i giovani atleti del liceo scientifico Rosetti di San Benedetto, che hanno partecipato alla fase interprovinciale dei giochi sportivi studenteschi di atletica leggera. Ottima la performance della squadra femminile, che si è piazzata al primo posto vincendo l'oro in 9 gare su 9. Un pizzico di delusione per la compagine maschile, priva di alcuni elementi bloccati a causa di infortuni. Mancato il podio di squadra, ma non pochi ragazzi sono riusciti a riportare importanti vittorie individuali. Bene, questa era la nostra ultima notizia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di Super J.